Cari studenti, gentili signore e signori, do inizio con questo mio intervento all'inaugurazione delle celebrazioni per il 50° anno di attività dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Mezzo secolo di vita che rappresenta una tappa importante per la città dell'Aquila, in quanto l'Accademia di Belle Arti costituisce un valore aggiunto per l'intera regione Abruzzo e quanto ha sottolineato il presidente Roberto Marotta nella cerimonia per i 50 anni di attività, un lungo lavoro volto a favorire un'adeguata formazione. Moltissimi studenti che si sono diplomati nei nostri corsi hanno poi avuto successo come artisti a livello internazionale. Altrettanto per molti professori che quando sono venuti a insegnare qui forse non erano molto conosciuti e adesso sono delle star a livello internazionale e portano il ricordo della città dell'Aquila nel loro cuore e della nostra accademia. Il presidente Marotta ha voluto ricordare che ha avuto la brillante iniziativa di creare all'Aquila l'Accademia di Belle Arti. Luciano Fabiani ebbe l'idea e il senatore Ghigliaccini riuscì ad ottenere i finanziamenti per la regolarizzazione da parte del Ministero della Scuola e successivamente anche per la realizzazione di questa bella sede, opera di Paolo Portoghesi. Con 2 miliardi di lire all'epoca si realizzò questa sede splendida che dopo il terremoto è stata utilizzata perché era una delle poche che ha resistito ai danni del terremoto. Il nuovo anno accademico parte sotto i migliori auspici e guarda anche alle iniziative del decennale del terremoto. Il sottosegretario ai beni culturali Gianluca Vacca, dopo aver sottolineato che l'Accademia Aquilana è una delle istituzioni culturali più importanti d'Italia, ha annunciato che insieme anche alle altre realtà cittadine si lavorerà per fare in modo che il decennale sia un momento di riflessione su ciò che si è fatto e su quello che si deve ancora fare. A tal proposito Vacca ha riferito che nelle prossime settimane incontrerà il comitato dei parenti delle vittime del sisma per dare concretezza all'idea di realizzare un museo della memoria. L'Accademia rappresenta senza dubbio una delle eccellenze abruzzesi e non solo, per la ricchezza e l'alta qualità dell'offerta formativa, per il forte spirito innovativo che ha sempre avuto e che conserva tuttora, per le opportunità occupazionali che offre agli studenti alla fine del loro corso di studi. In queste aule si coltiva arte e cultura per raccogliere posti di lavoro. Quanto sia valida l'Accademia è del resto testimoniato dall'eccellente lavoro svolto in questi 50 anni, nonché dall'altissimo livello dei docenti che qui hanno insegnato e di quelli che insegnano oggi. Artisti e studiosi di prim'ordine come Achille Bonito Oliva, Carmelo Bene, Fabio Mauri, Silvano Bussotti, Alberto Arbasino, che oltretutto è stato un mio amore giovanile nella mia breve esperienza di cultore della materia di letteratura italiana, quindi un autore che ho amato tantissimo, Mario Ceruli e tanti altri grandi maestri. Oltre al sottosegretario Vacca ad esprimere parole di elogio nei confronti dell'Accademia è stato l'altro ospite della cerimonia di inaugurazione, il filosofo Giacomo Marramao. Mezzo secolo di Accademia all'Aquila è stata gestita con grande capacità innovativa, è un luogo di sperimentazione. La giornata è stata caratterizzata dal dialogo tra Giacomo Marramao e la storica dell'arte Laura Cherubini sulla mistica e la filosofia nell'arte di Fabio Mauri, che ha tracciato il percorso di un artista ed intellettuale tra i più importanti del Novecento che ha insegnato per 22 anni all'Accademia Aquilana. Io e Fabio abbiamo in comune l'idea dell'arte non come una forma di espressione retorica, non l'arte e l'artista in modo retorico, ma l'artista come sperimentatore del mondo. E io ho intitolato un saggio del catalogo L'universo d'uso di Fabio Mauri, Experimentum Mundi, e sono contento che dopo lo studio Fabio Mauri abbia intitolato l'associazione Fabio Mauri con il nome L'esperimento del mondo, che poi è il nome che ho dato a questo mio libro. L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila guarda ora con positività al futuro e alle opportunità di lavoro che garantisce con i propri corsi. Abbiamo 6 corsi di cui 5 sono con 3 più 2 ed uno è abilitante direttamente all'esercizio della professione di restauratore. L'Accademia dell'Aquila è una delle 5 in Italia che ha questo corso di restauro e quindi costituisce una opportunità importante per i nostri giovani.